settimana a Veronello abbiamo lavorato bene in un centro adeguato, abbiamo svolto una preparazione ottimale, abbiamo lavorato su dei principi tecnico-tattici nel preparare la partita, nell'ottimizzare la condizione atletica e nel recuperare qualche giocatore che veniva da qualche acciacco. Soleri, Mancuso e Valente sono pienamente recuperati, già dal test che abbiamo fatto contro l'Ambrosiana sono rientrati pienamente in gruppo, dunque sono pienamente recuperati. Su Aurelio abbiamo la possibilità di valutarlo dopo Bari per dargli un percorso pulito e farlo rientrare nel meglio della condizione atletica. Il Cagliari è una squadra importante, che ha vinto l'anno scorso i playoff, ma un allenatore di grandissima qualità. Sappiamo che è una squadra che conosce vari sistemi di gioco, che li sa modulare e cambiare durante la partita, dunque sarà un test importante per prepararci al meglio per il campionato. Mister Ranieri ha la mia stima perché è una persona straordinaria, che ha fatto una grande carriera da calciatore, ha fatto una carriera straordinaria da allenatore, ha ancora energia, forza, qualità, l'ha certificato l'anno scorso vincendo il campionato a Cagliari. È un banco di prova importante perché ci serve un test di questo tipo in uno stadio pieno con una tifoseria che spingerà, che è quello che poi troveremo a Bari alla prima di campionato. E dunque abbiamo la volontà di fare una grande partita, di dare il meglio per passare il turno e prepararci appunto al meglio alla prima di campionato. Lunedì a Torretta, finalmente entreremo nel nostro centro sportivo, lo attendiamo tutti con grande voglia di provare a capire l'emozione che darà questo. Sicuramente è un asset fondamentale per il futuro del Palermo, una struttura bella con due campi, con la clubhouse, con tutto quello che sarà ricettivo per i nostri giocatori e sono sicuro che questo sarà un grande valore per il club da quest'anno e anche per il futuro.